Il Consiglio regionale ha celebrato i 150 anni della Croce Rossa con un viaggio ideale tra le attività dell'organizzazione. In mattinata la tavola rotonda, il volontariato della Croce Rossa italiana, mentre il cortile di Palazzo Lascaris è diventato una cittadella della Croce Rossa con dimostrazioni di primo soccorso e di prevenzione. In esposizione anche una lettiga dell'Ottocento e uniformi d'epoca, moderne autoambulanze attrezzate e una mostra con immagini sulle attività umanitarie internazionali. È iniziato il festeggiamento del 150° anno della fondazione della Croce Rossa e testimoniamo noi come istituzione regionale la vicinanza nei confronti di questa straordinaria organizzazione. Dobbiamo creare rete per sopperire alle problematiche che versa il nostro paese. Quindi dobbiamo essere vicini alle persone in difficoltà, penso alla tossicodipendenza, penso ai profughi, penso agli ultimi. Questa straordinaria organizzazione è vicino agli ultimi, così come è vicino agli ultimi anche l'istituzione regionale. I feriti non sono più, come dicevo prima, i feriti di campi di battaglia, anche se abbiamo ancora delle guerre guerreggiate nel mondo. Nel contesto nazionale noi stiamo aiutando i nostri attuali feriti, il nuovo povero, che prima era una persona magari benestante, che ha perso il lavoro, la famiglia inizia a avere dei problemi, eccetera. Noi stiamo aiutando i nostri attuali feriti, non feriti fisicamente, ma feriti delle volte nell'orgoglio, e certa gente viene anche a chiedere e ha paura di chiedere.